così bello dire a una persona ci vediamo domani, e in quella frase ci vediamo domani sembra quell'eternità di dire domani ci vedremo sicuramente. Io non riesco a dire ci vediamo domani. Mi è diventato difficile dire ci vediamo domani. Cioè, beh sì, poi ci vediamo. Non riesco a dire ci vediamo domani perché mi sento in difficoltà. Adesso mi sento in difficoltà. Noi stiamo facendo un bel lavoro. Lo stiamo facendo col cuore, veramente lo stiamo facendo col cuore. Non perché speriamo che noi vediamo i risultati, perché io penso che i risultati io personalmente non li vedo. Però io non me la sento di lasciare agli altri quello che ho trovato io. Con il tempo dimenticherò questo assurdo pianeta su cui ho dovuto mettere piede. E dell'indescrivibile strazio patito resterà questa indecifrabile forza d'animo da spendere giorno per giorno nel mondo reale. Once more, won't you give me one more time? È la mia stecca delle chemioterapie. Cioè, spiegami, facciamo capire a chi avevo non sa cos'è una stecca. Come quella dei militari, un nodo per ogni chemioterapia. A un certo punto lo spazio era finito e abbiamo cominciato a riannodare una sopra l'altra. E questo è quello che è rimasto. Era lunghissimo, però poi si è chiuso. Ho 29 anni e nel 2012, quando avevo 26 anni, mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sangue. La chemioterapia è stata come finire in un altro mondo, è un mondo parallelo che vive e sopravvive accanto a quello che è la vita reale. Immaginiamo di avere davanti a noi 10 minuti. Se questi 10 minuti noi abbiamo la possibilità di viverli in due modi, col sorriso sulle labbra oppure piangendo, indipendentemente da questa nostra scelta che dipende solo da noi, il modo in cui decidiamo di viverli, questi 10 minuti passeranno lo stesso. La mia scelta è stata quella di vivere la vita indipendentemente da quello che mi stava accadendo. Il viaggio è comunque anche vita, indipendentemente. Ci sono dei giorni in cui, non nego, non mi sono sentita sempre bene, ho avuto quegli effetti collaterali che può avere chiunque durante la chemioterapia. Però io comunque ho assaporato la vita e mi sono presa quei pezzi di vita che mi appartenevano. Io ho voluto viverla comunque fino in fondo. Lei è Mara, non la riconoscete, è Mara. Benvenuti nel fantastico mondo di Mauro Eti. Io non ho mai pensato né che ce l'avrei fatta sicuramente e né che non ce l'avrei fatta. Ho pensato, Maura, se fosse capitato a un tuo familiare o un amico stretto, che cosa gli avresti detto? Gli avrei detto quello che poi ho raccontato a me davanti allo specchio. E mi sono sempre ripetuta in quei periodi, sempre, continuamente, questo ritornello che sembra un po' stupido, che era orgoglio e dignità. Dignità nell'affrontare la malattia e orgoglio nel reagire. Quando mi hanno diagnosticato il tumore non mi sono sentita fortunata, ma mi sono sentita all'interno di una statistica sfavorevole che però sfortunatamente nel mio territorio colpisce troppe persone, quindi non mi sono stupita. Veramente non mi sono stupita, mi sono detta caspita, è toccato anche a me, ma era soltanto un anche a me. Non esiste che per quello che mi hanno sotterrato sotto casa e mi becco una patologia che giustamente è facilmente correlabile a un disagio ambientale, io non solo sono tra i tantissimi sfortunati che si è ammalato, poi alla fine te la do vinta due volte perché mi abbatto pure, magari se mi fossero rimasti due mesi, io che cosa dovevo fare? Dovevo piangere per due mesi? No, io i due mesi sono miei, nessuno me li tocca. E io me li vivo tutti e due. Ma non fa niente che arrivi pure il momento, diciamo, che uno non supera la malattia e sfortunatamente sono tante le persone che non ce la fanno. Però magari che non si dica mai che io non ho lottato e non si dica mai che io non ho vissuto. Per ma allora non è importante vincere, è importante lottare e vivere. Sì. Sai che cos'è? Ci vengono a parlare di stili di vita e io
uno stile di vita normalissimo, anche sotto certi punti di vista anche virtuoso. Subito dopo la chemioterapia ho preso 5-6 kg che non riuscivo a far scendere in nessun modo e ho cominciato ad andare a correre tutti i giorni, per poi essere fermata dopo 2 mesi da una persona che mi ha detto non correre dove stai correndo perché c'è l'amianto sbriciolato tra le foglie. La rabbia viene perché in reparto ho conosciuto tanti ragazzi della mia età che come me, persone semplici, normali, che la mattina si svegliano e cercano lavoro, vanno a lavorare, tutti quanti con l'infoma, a 30 anni. Com'è possibile? Tutti quanti qua. Se prendi la strada dove abito io, la dividi a metà, ci abbiamo dal lato mio tutti quanti con l'infoma, dall'altro lato tutti quanti con cancro ai polmoni e pochissimi sono fumatori. La consapevolezza, perché fortunatamente mi sono sempre interessata comunque a quello che accadeva qui, l'ho sempre avuta che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto le marce, abbiamo fatto la resistenza. All'inizio le persone del posto ci deridevano dai balconi, perché dicevano che noi non avevamo niente da fare. Facevamo le marce contro la discarica a Cava Ricunta, qua vicino. E noi invece andavamo lì per difendere anche loro. Se ne sono accorti dopo di quello che ci hanno buttato dentro e di quello che è successo a Cava Ricunta. Allora non pensiamo al lato economico, pensiamo, venitevi a fare un giro da queste parti, conoscete la gente, vedete che cosa significa per una famiglia vivere una chemioterapia, venitela a vedere. La gente non dorme, le mogli si addormentano accanto ai mariti che magari si sono ammalati e piangono in silenzio, perché non sanno che cosa gli devono dire, è una condanna. Il mio desiderio su tutti sarebbe poter trovare una macchina del tempo, tipo come Ritorno al futuro, tornare indietro e fermare chi ha fatto tutto questo. Le persone sono stanche e finalmente c'è anche quella voglia di voler reagire e dire aspetta, se tu mi hai fatto un torto, io ora non ci sto più, non ne voglio un altro. Io sono cittadino del mondo, il problema tuo diventa anche il mio ed è questa la cosa che io spero, che diventi così. Allora nel momento in cui noi portiamo alla luce questa lotta e ci sono persone che non sono direttamente colpite ma la abbracciano perché la sentono, è là che viene la mia forza e dico caspita, allora la strada è quella giusta, stiamo andando nella direzione giusta. E la cosa che mi fa sentire protetta è proprio questa onestà, di queste forze e questa pulizia, ed è in questo che io credo, proprio nella pulizia delle coscienze. La mia lotta continua giorno per giorno perché comunque aver superato anche la chemioterapia non significa avere, diciamo, l'anima serena, l'anima... non è così che funziona. Quando comunque si fanno determinati percorsi, la vita cambia proprio il rapporto con le cose, il rapporto col tempo, cambia tutto, perché sai che da un momento all'altro, non dico che la malattia può tornare, perché può tornare la malattia, può non tornare, ti può venire un'altra cosa, insomma. Qua abbiamo l'imbarazzo della scelta. Però l'unica cosa che ci è rimasta da fare è dare valore a questo tempo e spenderlo nel modo migliore, l'unica cosa che possiamo fare, sia per noi che per chi non c'è più soprattutto.